Furti, danneggiamenti e truffe sono oramai fatti di cronaca quotidiana e ciò non può che far aumentare il senso di insicurezza e di rabbia in molti cittadini che cercano di sfogare anche attraverso i social network la propria impotenza. Sui gruppi Facebook vengono pubblicati post con indicazioni precise su dove e quando persone sospette siano state notate ad osservare le abitazioni o in auto ferme agli incroci a scrutare i giardini privati e i movimenti nelle vie. Sono molti i cittadini che denunciano sui gruppi online il proprio malcontento. Su uno di questi gruppi c'è anche chi sta cercando di organizzare in maniera più strutturata le lamentele di gruppo, proponendo di individuare dei portavoci che facciano da raccordo per poi incontrare le istituzioni competenti sul tema sicurezza, perché a volte lamentarsi solo sui social non basta. E dopo una serie di proposte che vedevo che non andavano a buon fine perché c'erano più lamentele e prendersela l'uno con l'altro, leggendo anche un po' in giro altre pagine, mi è venuta questa idea di poter proporre ai cittadini dei rappresentanti, visto che Ravenna è grande e quindi se si suddivide in quartieri forse è più semplice. Secondo me la cosa migliore sarebbe 2 o 3 rappresentanti a quartiere, incontrarsi, portare i problemi che ci sono in quel quartiere, quanti furti avvengono, come avvengono, e poi magari incontrarsi tra quartieri. Insomma, i rappresentanti di ogni quartiere si incontra e si espongono quali sono i problemi, poi eventualmente la mia idea era anche di andare davanti al sindaco, al prefetto, da chi si occupa insomma di sicurezza e fare presente il problema, è che noi siamo un po' pieni di questa situazione. All'inizio era partita come un controllo, chi magari monitorava su Facebook, chi invece faceva magari delle passeggiate come avviene in altri posti, e si informavano le autorità, gli altri cittadini via Facebook, e mi sembrava una buona idea come inizio, però appunto non sto prendendo piede niente perché mi rendo conto che ci sono tante chiacchiere e pochi fatti. Perché appunto mi rendo conto che c'è più un attaccarsi a vicenda, la si butta molto sulla politica, la si butta molto su andiamo, facciamo, ci armiamo, andiamo in piazza, manifestiamo, e secondo me queste non sono le strade giuste, ma usare la logica, la coerenza e cercare di trovare la strada migliore per risolvere i problemi in modo definitivo e non permettere delle toppe. L'idea prevederebbe anche di coinvolgere i comitati di quartiere, già comunque ce ne sono a Ravenna dei comitati che hanno un po' il compito di evidenziare poi alle istituzioni problemi o difficoltà. Ben venga, e si può anche collaborare.